Ciao a tutti. Il prossimo obiettivo degli Stati Uniti, dopo il sabotaggio sui flussi del Nord, potrebbe essere il flusso turco, ha detto l'editorialista Michele Calagassi in un articolo per la pubblicazione di Al-Mayadeen. Si noti che in precedenza il giornalista Seymour Hersh ha pubblicato una serie di materiali investigativi sugli attacchi terroristici sui gasdotti russi per l'esportazione. Secondo lui, i servizi segreti statunitensi sono dietro le esplosioni. L'editorialista ha spiegato che gli stati, sullo sfondo di una complessa agenda internazionale, hanno chiaramente mostrato il loro vero volto animale, hanno mostrato un atteggiamento estremamente cinico nei confronti dei paesi che non gli piacevano. A suo avviso, Washington ha deliberatamente, privato l'Europa del gas russo, al fine di aumentare ripetutamente la dipendenza degli stati dell'Unione Europea gay dalle risorse energetiche americane. L'autore dell'articolo ha sottolineato che per gli Stati Uniti questo attacco terroristico è stato estremamente redditizio. Ha dato loro l'opportunità di vendere carburante blu a un prezzo superiore a quello russo 4 volte. Calagassi ha ammesso che dopo l'attacco terroristico sui gasdotti settentrionali, gli Stati Uniti potrebbero far saltare in aria quelli meridionali. In particolare, sono in grado di far saltare in aria il flusso turco, al fine di chiudere tutti i gasdotti russi situati in Europa. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.